Una struttura accogliente e all'avanguardia, nuova tecnologia e una grande ospitalità fanno della Clinica Atene di Piedimonte Matese una vera eccellenza anche nella riabilitazione ortopedica e neurologica, dove affluisce una grossa fetta di utenza dell'Alto Casertano e non solo. Questo anche perché il personale medico e il team dei fisioterapisti sanno mettere insieme professionalità e ospitalità nei riguardi dei tanti pazienti, purtroppo sempre più numerosi per il continuo aumento di queste patologie, spesso noiose e talvolta invalidanti. Noi abbiamo incontrato il presidente della clinica, il fisiatra responsabile del centro di riabilitazione, per saperne di più. Dottor Simonelli, perché i pazienti dovrebbero scegliere il vostro centro? La domanda è molto pertinente, ci dà la possibilità di chiarire meglio il percorso che un paziente che chiede di poter aderire alla fisioterapia sceglie la nostra struttura. Innanzitutto perché, è un passaparola, noi ci siamo qualificati e ci stiamo qualificando sempre più nel corso degli anni, perché è un po' lo scopo politico della nostra clinica, quello di migliorare sempre di più le nostre prestazioni, di creare un contatto continuo con i pazienti e con i medici di medicina generale per offrire il meglio di noi. Per offrire il meglio di noi bisogna creare una organizzazione, mi si perdoni la parola, tra il paziente che chiede, la nostra risposta, che non è una risposta limitata solo a quella specifica richiesta del paziente, ma si allarga a tutti i campi legati alla fisiokinesiterapia, che sono la diagnostica per immagini, che serve per fare una diagnosi precisa di come e dove il paziente ha bisogno, di che cosa il paziente ha bisogno. Serve ad allargare l'indagine non solo a quella che magari può essere una patologia d'organo, per cui c'è bisogno, oltre alla fisiokinesiterapia, anche dello specialista reumatologo, dello specialista ortopedico e di altre figure professionali che possono portare una parola in più per la valutazione globale del paziente, perché questa, la medicina oggi deve essere una medicina globale, una medicina dove il paziente ha bisogno di tutto, non solamente di quello specifico rapporto. Solo così questa medicina diffusa della persona può portare un'integrità completa alla persona per una riabilitazione che va al di là dello scopo preciso e unico di un arto colpito, di una cervicale o di altre patologie locali. Ma qual è l'iter che il paziente dovrà seguire? Quali sono esattamente le prestazioni che possono essere eseguite nel centro? A spiegarcelo il responsabile della struttura, il fisiatra, dottor Paolo Villani. In particolare il nostro lavoro è indirizzato alla riabilitazione delle patologie osteoarticolari, dalle protesi ai traumi, alle fratture, a lesioni muscolari e quant'altro. Oltre ai macchinari soliti che possiamo trovare in qualsiasi centro di riabilitazione, magneto, TENS, laser e quant'altro, noi ci siamo dotati di attrezzature di ultima generazione, quali le onde d'urto sia focalizzate che radiali, laser ad alta potenza, le FREMS che sono delle radiofrequenze che si usano soprattutto per le lesioni cutanee e muscolari, oltre a tutte le altre, a tutti gli altri macchinari utili per la riabilitazione ortopedica. Diciamo proprio da questo mese abbiamo attivato anche un corso di ginnastica posturale che si fa due volte a settimana nella nostra palestra e seguita sempre dai nostri fisioterapisti. Qual è la patologia più frequente? Ma diciamo che la patologia più frequente è quella legata alla cervicale, al rachide cervicale e al rachide lombosacrale. Vuoi per la vita frenetica, vuoi per le condizioni di vita, vuoi per il tipo di lavoro che si fa, però diciamo sono le due patologie che trattiamo più frequentemente. Ha qualche attinenza con il territorio? Non credo, diciamo, io facendo studi insomma sul territorio regionale, bene o male quasi tutti i colleghi hanno a che fare con questo tipo di patologie più frequentemente delle altre.
Dottore, che cosa deve fare un paziente per accedere alla vostra struttura? Allora, un paziente che ha bisogno di riabilitazione, ma non solo di riabilitazione, anche di una consulenza fisiatrica, innanzitutto deve prenotare una visita fisiatrica presso il nostro centro unico di prenotazione, o di persona o anche telefonicamente. Dopodiché accede al mio ambulatorio, facciamo la visita, facciamo la consulenza che è completamente gratuita, dopodiché se il paziente ha bisogno di riabilitazione viene indirizzato stesso da me a tutto il processo riabilitativo della nostra struttura. Poi durante il processo riabilitativo viene sottoposto a continui controlli sia da parte mia che da parte dei fisioterapisti. C'è una lista d'attesa molto lunga? Non tanto, diciamo che rispetto agli altri centri abbiamo una lista solita, sui 10-15 giorni. Per la visita i tempi sono molto più rapidi. Dalla Clinica Atene di Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per Casertasera.it.